Buonasera, allora per il nostro video telefonate abbiamo al telefono uno degli interpreti principali di questa afosa estate e poi vi spieghiamo il perché e parlo dell'allenatore Filippo De Lucia. Buongiorno Filippo, anzi buonasera. Filippo, mi senti? Sì, buonasera Mario. Perfetto, benissimo. Allora Filippo, ho detto questa calda estate ti ha visto lavorare sino a poche ore fa, si può dire, col beach soccer, in quanto tu sei allenatore in seconda della Roma, è così? Sì, esattamente. Un'estate, come dicevi tu, calcissima, abbiamo partecipato al primo anno del superiore. Un anno fantastico dove diciamo che magari le aspettative erano diverse, perché siamo qualificati tipo a Inter, per la Juve, magari hanno la storia, però tutto sommato diciamo che è stato un anno positivo, perché successo lo Superit è stato fantastico e ha avuto sicuramente una grossa importanza per quanto riguarda il Perfetto. Adesso invece andiamo un po' a ritroso nel tempo. Tu sei stato un discreto, anzi devo dire la verità, un forte allenatore nel Casertano, è così? Sì, diciamo che tranne la parentesi dell'anno scorso dove ho per scelta fatto appunto un po' di collaborazione con il direttore sportivo dell'Inter Casertana, però diciamo che un piccolo trascorso di 4 anni, quindi ricordo di aver iniziato che era appena l'ottobre, come in prima categoria con San Nicola, per quanto riguarda le categorie un po' più alte, per arrivare all'apice, se vogliamo dire così, di quello che è stato un po' la mia piccola avventura facendo la natura con la panchina della Casertana in quarta serie con il Paternò. Certo. Quindi, diciamo che ho la fortuna di aver avuto anche successo appunto a Caserta alle spalle di Solerino, come era per il secondo, aver vinto un campionato, anche partecipato poi dopo al campionato di quarta serie, insomma ho avuto dei bei maestri insomma, che mi hanno fatto fare la bella esperienza. Certo, poi la breve parentesi come direttore al San Nicola, è così? No, direttore all'Inter Casertana. Allora avevo sbagliato io, scusami. Con la sì, anche perché ti ho conosciuto io col San Nicola alla strada, no? Ai tempi che furono, stiamo parlando di 20 anni fa, insomma. Parliamo del famoso torneo, no? Che dove c'era il San Nicola, dove già io all'epoca avevo la certo. Senti, adesso invece adesso vuoi di tornare a fare l'allenatore di calcio o a parte la parentesi che hai avuto col beach soccer ti ha rifatto rinascere questa voglia perché tu quest'anno non hai voluto allenare, giusto? Per scelta prendere un anno per quanto riguarda la pancia. L'ho voluto fare innanzitutto perché la per aver costruito, come tu ben ricordi, una squadra abbastanza importante. È stata forte perché magari con tutti i miei valori che io credevo nella divisione ma fatto poco allontanare da quello che erano gli stimoli della famiglia. Però poi, ecco, fatto quest'anno di riflessione, appurato alcuni miei pensieri, abbiamo fatto un'altra bella esperienza, siamo pronti naturalmente a tornare ad allenare perché
fondamentalmente è quello che mi piace fare. Certo. Senti, quest'anno, già te l'ho detto prima, microfono spento, spesso sarai mio ospite a Golden Goal, in quanto sei un grande conoscitore del calcio casertano, anche quello napoletano, ma soprattutto casertano, o sbaglio, scusa. Appunto. Parliamo di categorie di promozione, c'è gente che tocca parenti anche in tutti, quindi voglio dire, ci conosciamo proprio tutti, abbiamo piacere insomma conoscerci e valutare insomma quello che è il calcio casertano e non solo. Proprio questa mia esperienza non mi ci conferma. Stavo un po' un caro tributo che da quest'anno gioco con la Roma e questo mi impegna anche di andare a seguire qualche partita, perché credo voglio ritornare a sedermi sulla panchina, e lo farò come ho sempre fatto, tornandomi, tenendomi sempre veramente aggiornato su quello che ci sono magari le novità. Certo. Senti una cosa. L'allenare un po' forte. Certo, va bene che tu per d'altronde sei stato sempre in movimento. Quest'anno ti ho detto, con questa estate calda al beach soccer, praticamente con la Roma, insomma, in Serie A, insomma, non è poco, non è da poco. Senti un'altra cosa. Ti volevo per te, con te parlare un attimo della Casertana. Dolenti note, allora, che tu ne sappia, ma sto Verazzo vuole cedere o no la Casertana? Ma, guarda Mario, io ti dico la verità, a me risulta che Verazzo abbia deciso insomma di non continuare l'esperienza a Casertana, però allo stesso tempo tutti anche che acquirenti da virgolenti veri al momento non se ne sono visti. Purtroppo io sono abbagliato perché la festa ogni anno si presenta in questi periodi con queste conoscenza delle novità. Avrebbe fatto piacere che perlomeno da quest'anno si potesse cominciare a parlare di programmazione, di miglioramento. Invece a me ogni anno c'è sempre diciamo la stessa telenovela, cordate, superbe cordate, superbe virtù, persone che vogliono acquistare, persone che paiono, si dimostrano interessate, però alla fine ecco, io ho pensato che c'è qualcosa sotto, che se tutti scappano e nessuno prende la Casertana, sono sincero, d'altronde la mia intervista fatta col sindaco di Caserta, lui disse io metto gli imprenditori a contatto con Verazzo, poi per quanto riguarda le altre, devono vedersela fra di loro, la parte economica, tutto quello che succede, perché io poi più di questo non posso fare. E devo dirti che a Caserta effettivamente un sindaco si è messo a disposizione di tanto, però vedo che la soluzione, una volta si fa un nome, una volta se ne fa un altro, una volta se ne fa un altro, ma in conclusione. Vabbè, bisogna vedere pure Verazzo quando va trovando, perché qua
in un primo momento, no, quello l'ha dato gratis, gratuito, ma non era così. Io chiamai al sindaco appunto per questo motivo e lui dice no, non è così, cioè di gratuito non c'è niente praticamente, onestamente. Comunque, no, mi dispiace. Ma io credo che se verrazzo, ripeto, da questo sempre da voci, da... Vabbè, da Casertano, dai, da Casertano. Verrazzo, se doveva scegliere qualcosa magari, come se mi curassi, sarebbe fatto solo per Pizzarro, perché magari sapeva in costruo che nel commentario la cosa avrebbe potuto avere un debito importante. Perlomeno questo sono le voci che ho capito. Ho capito perfettamente. Va bene, io abbiamo fatto questa lunga chiacchierata, ti ringrazio perché mi è stata preziosa anche per la Casertana, oltre al piacere di sentirti che ricalcherai i campi di calcio. Naturalmente sei a disposizione di chi ti dovrebbe chiamare, però comunque quest'anno sarei spesso, si ripeto, a Golden Goal perché Caserta, la zona di Caserta la vogliamo seguire particolarmente, visto che è molto locale, ma la vorremmo fare diventare nazionale, sinceramente. Io ringrazio te perché sei una delle persone che più ci ha dato attenzione anche per quanto riguarda il Big Soccer, e questa è una cosa bella. Mi auguro anche di poter essere sicuramente tuo ospite in quanto settore, magari anche chi lo sa, come un compito da allenatore, e niente, ritorniamo, cerchiamo di andare in stella, come dicevo prima. Sinceramente ti confesso che non mi dispiacerebbe anche qualche cosa in un buon settore giovanile, perché poi lavorare con i giovani è stato sempre la mia vera passione. Ci mettiamo a disposizione sicuramente qualche cosa faremo. Certo, ti ringrazio e ti saluto, buona estate. Grazie Mario, a te tutta la redazione, ti ringrazio caro. Di niente, ciao.